Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. L'amico Sirio Mistico mi invia un bellissimo articolo dedicato alla riscossa dei maschi. Nell'articolo si scrive che i maschi sono stati trasformati dalle donne in zerbini e per cui è necessaria una riscossa maschile che rimetta la situazione in equilibrio. Allora, cari amici, io faccio vedere all'autore di questo l'articolo che voi troverete in link nel riassunto, faccio vedere il frontespizio di questa opera storico-mitologica in cui si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato ai tempi della guerra di Troia, è concepita come momento cruciale del passaggio cruento appunto dal matriarcato al patriarcato. Bene, allora si scrive che gli uomini sono stati trasformati in zerbini. Va bene, cari amici, ma cari amici della riscossa virile, nell'articolo io non ho letto una sola parola dedicata ai femminicidi, nessuna parola dedicata ai femminicidi. Le statistiche ci dicono che per ogni 100 donne ammazzate da 100 uomini c'è un solo uomo ammazzato da una donna. Sì, certo, voi cari amici volete parlare di una da voi supposta violenza di diverso tipo, una violenza di tipo psicologico. Va bene, cari amici, ma siete voi che cercate le donne. Non sono le donne che cercano gli uomini, sono gli uomini che cercano le donne, le corteggiano, cercano di sedurle e via di seguito. È così semplice risolvere il problema. Voi non corteggiate più le donne, non cercate più di sedurle, pure non sposatevi, pure fate delle unioni di fatto che si basino su accordi prematrimoniali o accordi pre-unione. Io ho fatto tanti video sugli accordi prematrimoniali o sugli accordi pre-unione. E poi, parliamoci chiaro, da quando c'è il patriarcato sono stati sempre gli uomini a prevaricare sulle donne. Basta, se ci limitiamo alla nostra Italia, femminicidi a parte, le donne qua hanno acquisito il diritto di voto il 2 giugno 1946, diciamo l'altro ieri, 50-60 anni fa. Prima non votavano le donne. Altro che zerbini, le donne erano considerate come degli schiavi, come degli animali, non avevano diritto di voto. E adesso le donne si collocano alla pari con gli uomini e risulta che le donne sono migliori degli uomini. E per cui il patriarcato è stato un enorme sopruso da parte di coloro che non avevano i requisiti per comandare, perché i requisiti per comandare davvero e nel migliore dei modi ce l'hanno le donne. Cari amici che volete una rivolta maschile contro le donne che vi hanno trasformato in zerbini, riflettete, nel mondo tribale c'è ancora la clitoridectomia. Perché gli si fa la clitoridectomia alle donne? Riflettete su questo. In mezzo mondo c'è ancora il velo, il velo. In tante zone c'è il burka. Esiste ancora la lapidazione. La clitoridectomia c'era fino a pochi anni fa anche in Egitto. L'Egitto che sta dall'altra parte del Mar Mediterraneo, qua a un tiro di schioppo dall'Italia. Cari maschi, e poi siete voi che correte appresso le donne. Avete bisogno di sostituire la vostra mamma con un'altra donna.
vi unite con un'altra donna e poi pretendete che quest'altra donna vi faccia da mamma. Si parte già con delle premesse sbagliate. Comunque, cari amici che volete la riscossa virile, vi sarà molto utile leggere questa opera, La stirpe del serpente, che voi trovate nel pregiato catalogo Aliberti Editore. Grazie, cari amici, se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.